Oggi video importantissimo, infatti vi spiego cosa sono i playstyle, quando si attivano, quali sono e soprattutto quali sono i migliori ruolo per ruolo. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come detto nell'intro, parliamo di playstyles, ovvero stili di gioco. Penso la più grande novità di FC24 che va a sostituire i traits a quali eravamo abituati fino all'anno scorso, ovvero i tratti, quelle caratteristiche peculiari di alcuni giocatori. Per esempio poteva essere il tiro d'esterno, le giocate di classe, eccetera eccetera. Quindi andiamo a fare una bella panoramica e questo video servirà praticamente da monito, da Bibbia per tutto l'anno, in maniera tale che sappiate bene come orientarvi e anche in base a cosa scegliere i vostri giocatori. Innanzitutto, dove trovare i playstyle? Semplicissimo, schiacciate R3, andate nella bio del giocatore. L'ultima voce è quella degli stili di gioco, ovvero i playstyle, che come potete vedere sono divisi in portiere, fisico, controllo palla, difesa, passaggi, segnare. Chiaramente il portiere avrà praticamente solo quelli del portiere, mentre non è detto magari che un difensore abbia solamente quelli di difesa, così come non è detto che un attaccante abbia solamente quelli del segnare. Potrebbero essere anche intercambiabili, soprattutto con le promo che escono durante l'anno e fanno uscire delle versioni speciali dei giocatori. Veniamo a noi però, perché i playstyle si suddividono innanzitutto in playstyle base e playstyle plus. Qual è la differenza? Come potete vedere qui sulla carta di Courtois, un playstyle base viene identificato da un'icona argentata. E qual è il suo effetto? È un effetto più moderato, un effetto base, rispetto a quella che è appunto la caratteristica che mette in gioco. Perché ogni playstyle, se voi andate a scorrere, vi dice anche il suo effetto. Per cui nel caso di Courtois e la rimessa lunga, ci viene detto che il portiere può spedire la palla più lontano utilizzando la rimessa con le mani. Con il playstyle base farà questo effetto in maniera moderata, con il plus invece ovviamente la palla andrà più lontano e magari sarà anche precisa qualora previsto dal playstyle plus, visto che incrementa di solito sia efficacia che precisione dello stile di gioco che appunto la carta possiede. Quindi questa come panoramica generale su come distinguerli. Come si attivano i playstyle? Anche qui molto semplice, perché la maggior parte di questi si attiva andando ad eseguire banalmente quella che è l'azione richiesta dall'effetto sul quale si applicano. Per cui, ad esempio, la rimessa lunga di Courtois si attiverà in maniera tale quando voi andate a lanciare la palla con la mano. Quindi un rinvio col portiere che lancia la palla verso un compagno, avrete l'effetto del playstyle base di Courtois. Come vi accorgete se si sta attivando il playstyle? Per quanto riguarda i playstyle base non avete modo di accorgervene, ma per i playstyle plus invece questo succede, perché vi accorgerete che in testa al giocatore spunterà il rombo dorato corrispondente al playstyle che si sta attivando in quel momento. Quindi avete esattamente tutto sotto controllo quando qualcosa si sta attivando e vi sta dando una mano nel caso dei plus. Per quanto riguarda quelli base invece dovete darlo per buono. Adesso andiamo ad analizzare quelli che sono i playstyle nel loro specifico. Ce li andiamo a guardare tutti e poi dopo averli analizzati e fissati qua all'interno del video con i loro effetti andiamo a vedere quelli che sono i migliori per me ruolo per ruolo. Partiamo dal portiere, ce ne sono 4. Il primo è rimessa lunga, il portiere può spedire la palla più lontano usando le mani. Parata di piede, il portiere effettua parate di piede con maggiore frequenza, risultando più efficace sulle conclusioni ravvicinate. Respingi cross, il portiere cerca di intercettare i cross se crede di arrivare sul pallone appena prima dell'attaccante. L'ultimo è uscita rapida, il portiere esce dall'area in modo più aggressivo per intervenire sui lanci, a scavalcare la difesa o sui passaggi filtranti lunghi. Passiamo sul fisico, il primo è passo veloce, il razzetto, accelera più velocemente durante lo scatto. Inesauribile, riduce la fatica durante la partita e migliora la capacità di recupero all'intervallo. La trivela effettua passaggi e tiri d'esterno in base al contesto. Acrobata effettua tiri al volo con una maggiore precisione e con animazioni per le conclusioni acrobatiche. Rimessa lunga effettua rimesse con le mani più potenti e lunghe. Aereo effettua salti più alti e migliora la presenza fisica nei duelli aerei. Passiamo al controllo palla. Partiamo da tecnico. Viene aumentata la velocità durante lo scatto controllato e consente di eseguire sterzate più ampie e precise durante i dribbling. Il rapido aumenta la velocità dello scatto durante il dribbling e riduce il margine di errore scattando o allungandosi la palla. Talento naturale, passaggi e tiri di classe vengono eseguiti con una maggiore precisione e accompagnati da animazioni eleganti nei contesti appropriati. Primo controllo, riduce il margine di errore quando si stoppa la palla ed è possibile dribblare più velocemente con maggiore controllo. Illusionista consente di eseguire mosse speciali
in aria di abilità, le skill. E a prova di pressing migliora il controllo durante la durante il dribbling in corsa e garantisce una maggiore protezione con il corpo contro gli avversari più fisici. Passiamo alla difesa. L'affronta aumenta la velocità massima di affronta in corsa e velocizza la transizione da affronta a scatto, quindi l'L2. Il blocco aumenta il raggio d'azione degli intercetti e migliora la capacità di intercettare la palla. Intercetto aumenta il raggio di azione e la profondità di mantenere il possesso palla in seguito ad un intercetto. Gioco d'anticipo aumenta la probabilità di vincere i contrasti in piedi e consente di tenere la palla al piede vicina dopo l'intervento. Scivolata consente di tenere la palla vicino al piede dopo una scivolata. E mastino aumenta la forza nei contrasti fisici. Gli ultimi due sono passaggi, ovvero passaggio incisivo. I filtranti sono più precisi, i passaggi effettuano un effetto maggiore e quelli di precisione più veloci. Passaggio calibrato velocizza i passaggi raso terra senza renderli più difficili da controllare. Passaggio lungo, i passaggi filtranti alti e morbidi sono più precisi, più veloci e difficili da intercettare. Tiki Taka permette di fare passaggi raso terra di prima con grande precisione usando il tacco se il contesto lo permette, e i passaggi raso terra risultano brevi ma precisi. Passaggio teso, tutti i cross sono precisi, più veloci e con un effetto maggiore. Infine abbiamo quelli sulla finalizzazione. Tiro di precisione, effettua tiri di precisione più velocemente aggiungendo ulteriore effetto e migliorando la precisione. Pallonetto, effettua pallonetti più veloci e con maggiore probabilità di entrare. Tiro potente, effettua tiri potenti più rapidamente con una maggiore velocità. Palle inattive, aumenta la precisione e l'effetto dei calci piazzati. E infine il forte di testa, effettua colpi di testa più potenti e precisi. Per uscire più rapidamente il portiere potrebbe mandare fuori giri l'attaccante che arriva in corsa. Quindi, in ordine, parata di piede, uscita rapida e poi questi due, se ce li ha bene, se non ce li ha, amen. Passiamo adesso al reparto difensivo, dove innanzitutto troviamo i terzini. Terzini che sono importanti perché fanno, sappiamo bene, la doppia fase, sia quella offensiva e quella difensiva. Per quanto riguarda le playstyle di fisico, sinceramente non reputo nessuno di questi fondamentale per un terzino. Chiaro che qualora dovesse avere un inesauribile per far sì che questo andare su e giù per il campo, soprattutto se giochiamo con i terzini sbloccati, non gli consuma troppa stamina, sarebbe ottimo. Stesso discorso per quanto riguarda il passo veloce. Quelli che reputo fondamentali per un terzino sono l'affronta, visto che spesso voi col terzino vi mettete sulla linea di passaggio a temporeggiare con l'L2 per cercare di intercettare la palla, e in seconda battuta proprio l'intercetto per cercare di aumentare il raggio di azione e la probabilità di intercettare e di mantenere anche il possesso, proprio per questa meccanica che il difensore che gioca largo serve a fare questo. Altra caratteristica che potrebbe far comodo avere è quella del gioco d'anticipo per vincere i contrasti quando andate ad intercettare in anticipo, perché quante volte col terzino uscite alto per recuperare palla sull'esterno e poi azionare la vostra manovra offensiva. Quindi molto molto importante anche questo qui, qualora ce lo avesse. Poi se parliamo di autoblock, scivolata, mastino e queste qui del controllo palla, per me sono marginali. Se ce li ha bene, se non ce li ha non fa niente. Veniamo al difensore centrale, un altro ruolo cruciale, perché per quanto riguarda il fisico, anche qui bypassiamo, l'unico che potrebbe essere interessante è il gioco aereo, da non confondere con questo, perché il forte di testa si attiva quando calciate di testa, quindi quando fate il tiro, premete il tasto del tiro, questo invece quando difendete, schiacciate la X per passare la palla a un compagno e non farla arrivare all'attaccante, quindi questo potrebbe essere importante ma non fondamentale. I due che io reputo fondamentali e anzi complementari per i difensori centrali sono il blocco e il gioco d'anticipo, quindi l'autoblock e il procione volgarmente. Perché? Con un difensore voi andate a giocare più basso all'interno dell'area di rigore aumentando la probabilità di autoblock, con l'altro invece voi andate a cercare di giocare d'anticipo, di uscire magari un pochino più alto e cercare di recuperare la palla. In questo caso io preferirei che i due difensori in questione abbiano uno il block e l'altro il procione plus, quindi dorato. Poi tutti gli altri che ci sono vicino chiaramente sono importanti, soprattutto l'affronta, anche se argento, perché ci permette di poterci muovere più rapidamente. Veniamo adesso ai centrocampisti. Centrocampisti che possiamo distinguere in centrocampisti difensivi e offensivi, e per i due possiamo inquadrare due caratteristiche di playstyle fondamentali diverse. Partiamo da quello difensivo, ovvero in questo caso dal fisico. E se il giocatore presenta dei playstyle di fisico, tanto meglio, ma se non li presenta direi anche poco male. Qui abbiamo l'inesauribile, ci fa piacere, ma qualora non avesse avuto il playstyle dorato dell'inesauribile, sto Bellingham sarebbe andato comunque bene. Perché? Presenta l'intercetto, visto che con il centrocampista si fanno tanti intercetti,
e presenta anche la scivolata, che per me non è fondamentale, però può dare una mano. Questo è sicuramente uno dei numeri uno da guardare, così come da guardare sono anche l'autoblock, il gioco d'anticipo, così come l'L2 per temporeggiare sulle linee. Quindi in un ordine di preferenza io vi dico intercetto, gioco d'anticipo, L2 e poi autoblock per quanto riguarda il centrocampista più difensivo. Per quanto riguarda invece il nostro centrocampista offensivo, possiamo bypassare fisico difesa per andare direttamente sui passaggi, perché deve essere il nostro raccordo. E quelli dei passaggi più importanti sono sicuramente il passaggio incisivo, il passaggio calibrato, il passaggio lungo e quello teso, perché vi permette di passare sia la palla a raso terra che la palla a questo punto alta. Il tiki-taka, onestamente, può tranquillamente essere soppiantato da prima uno stop e poi il passaggio, quindi questo non è fondamentale. In ordine però io direi di metterli proprio come sono messi così. Per quelli a terra il passaggio incisivo è importantissimo e in seconda battuta il calibrato, per quelli invece alti in prima battuta il passaggio lungo e poi quello teso. Se poi chiaramente c'ha pure uno per segnare come De Bruyne nelle punizioni, ancora meglio. Veniamo ai nostri giocatori offensivi, e per giocatori offensivi si intendono esterni, COC e attaccanti. Partiamo dall'esterno. Per un esterno è molto importante quest'anno che abbia il passo veloce, per avere appunto più velocità, sprintare con maggiore precisione e andare via sulla fascia creando la possibilità di fare superiorità numerica. Poi, qualora dovesse avere qualcuno di questi, ancora meglio, perché la trivella ci permette di poter fare dei tiri da fuori che quest'anno anche sembrano essere molto interessanti, però se non ce l'ha non fa niente. Quello che è molto importante per un esterno è il tecnico. Per quale motivo? Perché ci permette di poter fare la corsa controllata in maniera molto più precisa ed efficace. Quindi molto molto importante avere questa statistica qui, così è come molto importante avere il rapido, che la Hansen purtroppo non ha. Meno importante avere il talento naturale e il primo controllo, così come l'illusionista è a prova di pressing. Quindi in ordine mia di preferenza vi metto sicuramente il razzetto e poi il controllo palla e il rapido. Poi se ci abbiamo come in questo caso un tiro di precisione, in serenità va benissimo, non ci sono problemi, anzi tanto di guadagnato. Per quanto riguarda quindi questo sia esterno che trequartista, per quanto riguarda invece l'attaccante, e anche in questo caso l'attaccante per me è importante che abbia, se è un attaccante basato per andare in profondità, quantomeno il razzetto, ovvero il passo veloce, sempre il tecnico che ci permette di poter aumentare la velocità e la precisione dello scatto controllato, infatti questo Rashford è precisissimo, così come è molto importante sempre il rapido. Poi per quanto riguarda quelle per segnare, si può andare un po' a giocare in base a quelle che sono le caratteristiche. Questa del power shot è molto carina, perché vi permette di poter fare i power shot in una frazione di secondo, massimizzando le chance di segnare. Così come è molto importante anche il tiro di precisione, perché arrivato davanti la porta aprite il piattone e finalizzate. Avete visto come si finalizza bene con il tiro a giro davanti la porta. Per quanto riguarda pallonetto e forte di testa, se ci sono bene, se non ci sono, amen. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, spero di essere stato il più chiaro possibile, mi sono sgolato, sto video l'ho registrato non so quante volte perché volevo che fosse il più accurato, più dettagliato e più preciso possibile. Quindi vi ricordo come al solito di commentare, lasciare un like e iscrivervi, che per me è importante. Sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola dalla mattina al pomeriggio. Un saluto dal vostro Liberoschi e a presto, ciao.